Allora, la difficoltà maggiore dell'esercizio 1 era quello di capire che aggiungendo delle richieste a delle pagine che non producevano page fault, si cambiavano i contatori del numero di accessi alla pagina e quindi si faceva tornare i conti che uno voleva. All'inizio, se uno voleva eliminare la prima pagina inserita, si caricava 1, 1, 2, 2, 3, a quel punto 1 con il max, oppure 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 con min, a quel punto uno risultava assoluto il numero minimo, il numero massimo di volte. E tra l'altro quella diatriba, e se per caso è acceduto il numero quale di volte, la eliminavate, perché potevate avere tutte le armi per fare in modo che non succedesse mai. Quindi proviamo a fare FIFO, proviamo col max prima. 1, 1, 1, 2, 2, 3. Quindi questa volta otteniamo qua 1, 2, 3, con 1 acceduto due volte, 2 acceduto due volte e 3 acceduto una volta. Se adesso metto 4, dove mai l'ho messo? L'ho messo qua, 4 una volta, 2 due volte, 3 una volta. Adesso voglio eliminare il 2, e quindi siccome il 2 ha due accessi, io posso mettere il successivo, deve essere il 3 e poi qua, comunque io posso fare 3, 4 abbiamo detto il max 3, 4 anzi max ci sarebbe già qua, perché max ha quindi se ora metto 1, ok, stiamo facendo max, viene già sostituito 2, qui viene messo 1 che arriva ad avere 4 accessi, 4 ne ha 1, 3 ne ha 1. A questo punto, se vogliamo sostituire 3, dobbiamo dare a 3 almeno 5 accessi, quindi mettiamo 3, 3, 3, 3, così 1 va a 4, 3 va a 5 e 4 va a 1. Il risultato è che adesso 2 va qua e ha 3 accessi, 4 ne ha 1, 1 ne ha 4. Questo meccanismo, se lo continuate, dopo un po' si ripete. Però vediamo se ho trovato qualche altra soluzione. Sì, un'altra soluzione, questo prevede perché questo è FIFO. Vediamo queste. Fare la stringa che non ci può dire, così dire così via aggiungendo aggiungendo tanti riferimenti in maniera tale che venga quello che serve. Si può semplificare. Vediamo quella che lo scritto qua. 1, 1, 2, 3
No, non ho finito. Era lo stesso, ma avevo uno in meno. Vediamo se viene più semplice così, con 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, quindi a questo punto 4, 4, 1, 2, 1, 3, 1, a questo punto gli ho tutti 3 a 1, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 1, a questo punto 1, 2, 4, 1, 4, una volta, 1, 3 volte, 3, una volta, quindi 3, 3, 3, a questo punto 4, 1, 1, 3, 3, 4 volte, chiamo 2, 4, una volta, 1, 3 volte, e 2, 3 volte, a questo punto 4, lo devo portare 4 volte, e quindi direi che adesso fate quello che volete cambiare. Sì, 3 volte, e poi quell'altro dovrebbe funzionare. Vediamo. 4, 4, 4, 4 arriva 4 volte, 1, 2 volte, 2, 3 volte, e qui mettiamo quello che manca, 1, 2, 3. Il 3, no. Sì. Il 3 che era 4 volte arriva a... c'è qualcosa che mi torna, il massimo 3, 4 volte 1, 3 e poi 4, 4 ma 3 5 volte, 1, 3 volte, 2, 3 volte, vabbè, e così via. Basta sempre, tutte le volte, mettere un numero di riferimento a quello che volete cambiare in maniera che venga. Con il min risultava ancora più semplice, perché min poteva tenere ferme due pagine e cambiarne una, per esempio. Quindi, se si faceva 1, 1, 2, 3, ok? Quindi avevate 1, 2 volte. 2 una volta, 3 una volta. A questo punto mettete 4, 4, 4, 4, e quindi 4 assume il numero massimo, 4 viene qua e assume il numero massimo di accessi. Poi, siccome dovete vogliamo cambiare l'1 di nuovo con il min, scusi, ma questo è un min max, no, max ma con l'algoritmo min, max ref con l'algoritmo min, quindi max ref con l'algoritmo min, che cosa facciamo? Questo è il massimo, a questo punto dobbiamo fare in modo che 1 sia quello assoluto nel tempo più remoto nel futuro. Beh, io ci metto 2, 3, quindi a 4, 3, 2, 2, 3, 2, e adesso fa 4, 2, 3, chi vado a cambiare? 1 con l'algoritmo min, quindi 1, 1 che raggiunge quota 3, 2, 2, 3, 2. A questo punto, per essere tranquillo e per fare lo schema che venga sempre uguale, ne metto altri 2, e quindi l'1 va a quota 5, e poi faccio 2, 3, in modo che 2, 3 raggiungono quota 3, 1 è quota 5, e rimane quello da cambiare, ma è anche
fra questi due o tre vengono acceduti in tempi più remoti, sì, perché nel futuro, quando vado qua a cambiare, ho fatto una cavolata, devo metterli prima. Fra questo sì, cioè devo fare 2, 3, scusate, 2, 3, 4, 4, 2, 3. No, non funziona. Cosa? Ho ceduto questo, sono più avanti di te. Sì. Quindi dovrei avere adesso una tanta. No, scusate. In questo momento qua, quale vado a cambiare? 2 lo cedo qua, 3 lo cedo qua, 1 lo cedo qua in fondo. Quindi giustamente cambio la 1. A questo punto qua abbiamo un phase fault, abbiamo 4, 2, 3, 4 lo tornerò ad accedere qua, 2 lo accedo qua, 3 lo accedo qua, cambio 4. Quindi adesso se ripeto questa parte qua all'infinito il meccanismo funziona, ok? Con minref la cosa è praticamente duale, quindi 1, 2, vediamo questo se funziona. 1, questo che cosa è? Minimo o boh, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Allora 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quello che vado a cambiare con minref è 1. Mettiamo 4. 4 è attivato una volta. Questo è seduto due volte, questo è seduto tre volte. Beh, per fare in modo che il prossimo sia due, basta solo portare 4 a quota, scusate, questo è 3, 4, quindi adesso 4 è a quota 4, 2 a quota 2, 3 a quota 3. Il prossimo che metto dentro 1 viene qua. Chiedo scusa, bastava pensare in 4 quando 3, che bastava stesso numero. Ho detto evitiamo che abbiano lo stesso numero in modo da non avere diatribe. Ma sono numeri maggiori, cioè 2 sarebbero stati 3 e 2 a 2. Scusa, 1 a un riferimento, 2 a 2 riferimenti, 3 a 3 riferimenti. Sì, se si portava 3 a 4 riferimenti, di 1 ecco. Chiedo scusa, min ref, se 4, ah 4 la minuta potevo portarla a 3 riferimenti, sì, ma mi fa comodo, cioè, vediamo se funziona, perché così tengo sempre la rotazione. Adesso 1 quanti riferimenti ha? 1, 3 ne ha 3, 4 ne ha 4, quindi questo portiamo la 5, quanti se ne vogliono? 4. 4, 1, 5, 3, 3. Quindi va cambiato questo, ci mettiamo il 2. Il 2 che rientra con 3 riferimenti. Per portarlo a 6, ne servono 2, 1, 2 e 3. Questo è il 3. 4, 5, 6 e così via, perché così li ho sempre scalati. Prego. Ma io non ho capito una cosa. Nel rapporto tra ad esempio Python e MATLAB è possibile come si dice trovare sempre cosa sostituire e alla fine fare i più numeri in modo che il video produttore pari, mentre invece nel rapporto Python e MATLAB questo non è possibile, perché ci sarà sempre un riferimento che avrà uno in meno degli altri. Non riesco a capire. Cioè se noi portassimo alla fine questa stringa di riferimenti. Sì, alla fine basta fare 3, 3, 3.
e poi non è l'unica, sai, fa quello che devo dire, che alla fine avremmo uguale. Quello sarebbe una situazione da evitare, o meglio, lo può avere temporaneamente. Non è da evitare, perché nella prima parte della fine creiamo le altre condizioni, facendo 1, 2, 3. E infatti l'ho fatto per averli diversi, è da evitare, perché se avete due numeri di riferimento uguali e vi avviene un page fault, poi dovete fare affidamento a qualche altra condizione esterna. No, sono d'accordo su questo. Io dicevo, alla fine di tutto questo riferimento, quello che pensavo io, alla fine bisogna sapere i riferimenti con un uguale portatore, in modo che all'inizio continuasse. Come quando avete in mente i numeri periodici, che c'è il periodo e l'antiperiodo. Un numero è periodico anche se ha un antiperiodo. Se vi fa comodo avere una stringa iniziale che vi mette, vi fa lo startup del meccanismo, e poi avete la stringa che si ripete, non dovete riportarla alla condizione iniziale, non è necessario, fate solo una fatica ulteriore per niente. Nessuno vi è stata chiesta una stringa infinita, in qualche modo anche la funzione va bene. Se mi dite, io ti do una regola per cui è dato con una successione in maniera corretta, dato a n, io ti dico come calcolare a n più 1 e ti faccio vedere che va bene. Facendo così è denotato una sequenza infinita, ma non è necessario che la sequenza infinita sia fatta da una stringa che si ripete e null'altro. Però non è necessario, non ce l'ho scritto da nessuna parte nel testo. Ok? Allora, questo era min ref con FICO, ci rimane min ref con min, però la storia è più o meno la stessa. Vediamo questo. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, o anche per fare, vediamo come viene, 4, 2, 3, 1, 4, 2, potrei farne anche 2 di queste. Quindi alla fine qui ho 4 una volta, 2 volte, 3, no, 2, 3 volte, 3, 3 volte. Uno qui va a 2 volte e a questo punto faccio 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, in modo che 2, 3 ne va sempre di più e vado a cambiare sempre. L'1 con 4, 4 con l'1, che avrà sempre. Perché cos'è questo? È min ref con min. Perché andiamo qui. Chi cambio tra 1 e 2 e 3? Per vedere quello assoluto nel tempo più remoto del futuro. 2 qua, 3 qua, io qua, cambio 1. Arrivo a questo punto qua e devo vedere chi cambio. 2, 3, 4. Quindi 2, 3 li devo accedere perché min non li cambi. Basta solo che quelli che devo cambiare vengano acceduti una volta in meno, in modo che sia quella la vittima. Ok? È a stack o non è a stack? Chi vota per è a stack? Cosa? Il resto. Diciamo tutti e due. È a stack. Chi vuole che non è a stack? Nessuno. Allora, la risposta è a stack, anche dipende. Questa è la risposta esatta. Cioè, però guardate in questo modo. È a stack perché c'è una minimizzazione, una massimizzazione, c'è cioè un estremante, però occorre considerare il caso di
come vi comportate se a un certo punto avete lo stesso numero di riferimenti. E quindi la risposta esatta sarebbe quella perfetta, sarebbe l'essere a stack o no dipende dall'algoritmo secondario che si usa in caso di collisione di numeri uguali. Se quello è a stack, l'intero meccanismo è a stack. Se quello non è a stack, cioè se quando sono uguali uso Python, non è a stack. Se quando sono uguali uso quello di numero minimo, è a stack. Infatti si vede anche dalla dimostrazione, perché cioè, l'abbiamo fatta la dimostrazione per induzione. L'abbiamo fatta e quindi andiamo a rifarla. Allora, abbiamo la situazione al tempo t e abbiamo in due casi l'algoritmo implementato con n frame e n più 1 frame. A questo punto andiamo a vedere se nel tempo t più 1 e quindi noi diamo per conosciuto, per ipotesi induttiva, che questo sia un sottinsieme di quello. Andiamo a vedere se al tempo t più 1 questo è ancora sottinsieme di quello. Allora, quello che abbiamo in comune è che la stringa dei riferimenti al tempo t, a parte l'algoritmo, ha fatto riferimento alla pagina p. Andiamo a vedere dove può essere la pagina p. Avendo sapendo come ipotesi induttiva che x è sottoinsieme di y, quello che vogliamo dimostrare che questo vale anche per al t più 1, p può essere qui, può essere qui o può essere qui. Abbiamo tre possibilità. Ok, partiamo da quelle più semplici. Se P è al di fuori di tutte e due, no, è all'intersezione di tutte e due, è all'intersezione di tutte e due, vuol dire che né con n frame né con n più 1 c'è case fault. Quindi semplicemente se P appartiene a y intersecato x, allora x' uguale a x, y' uguale a x, quindi y' x' è sottinsieme y', quindi c'è l'ipotesi no? Cioè, coincidono, punto. Allora poniamo che p appartenga a y o meno x, che sappiamo essere un elemento solo. Allora cosa significa? Che x' è uguale a x meno singoletto p, scusate, diamo un nome a questo elemento in, sì, scusate, è lui. Senti, avevo ragione. Come lo diciamo? Sia il min rep o max rep in x, ok?
non appartiene a X, è questo. Quindi qua bisogna, quando applichiamo con l'algoritmo con un frame in meno, qua ci sarà page fault. Quindi chi andiamo a cacciare via? Q. Quindi x' è uguale a x meno simboletto q unione simboletto p, cioè praticamente togliamo q e mettiamo p. y' è uguale a y, perché non c'è quel scopo. E tra l'altro sappiamo che P appartiene a X, quindi il risultato sarà che X' è uguale Y' è uguale a x' unito unito singoletto q. Cioè qui c'erano tutti e questo era p, ok? Quindi c'erano tutti gli elementi più p. Qua abbiamo sostituito p con q. Il risultato è che P sta diventando uno condiviso con l'altro e al posto di quello singolare ci va Q, ma la situazione è mantenuta. Allora adesso andiamo a vedere il terzo caso, che P non appartenga né a X e P non appartenga a Y, cioè P esterno. Quindi se volete P non appartiene a x unione x oppure x brutalmente perché è più grande dei due. Allora qui dobbiamo dividerci ancora due casi. Uno è dobbiamo applicare min rep a x o max rep a x e a y. Allora, andiamo a vedere, applichiamolo a Y. Diciamo che quello più semplice per poi fare la più difficile in fondo è che sia questo. Quindi min rep in y min rep in y è appartiene q appartiene a y meno x. Quindi il min rep per y è questo in più, ok? Allora in questo caso siamo come nel caso precedente, questo viene tolto da y, ok? E viene messo il nuovo p, qui ne viene tolto un altro e viene messo p. Quindi ancora una volta quel P diventerà il nuovo singolare, no, P appartenerà a tutti e due, quello che qua abbiamo scelto come min ref diventerà il nuovo singolare. Quindi possiamo ricondurci a caso precedente questa cosa qua, la possiamo ricordare. Stavolta andiamo a caso che P min rep in y appartiene a
appartiene a X. Potevo scrivere non appartiene a X. Appartiene a X. E qui viene il bello. E qui è questo punto qua, perché finora quello che abbiamo visto finora si applica a qualsiasi algoritmo di rimpiazzamento. Prendetene una a caso, non abbiamo usato il fatto che l'ordine fosse totale. Adesso sì. Perché? Perché se tutti e due scelgono lo stesso, allora è a stack. Se, tutte, se invece all'inizio e inizio vengono scelti due elementi diversi, non lo è più. Perché? Fate questo caso, avete l'elemento A, B, C, e qua avete A, B, C e avete messo anche D. Andiamo ad applicare minref, prendiamo per esempio minref, qui e là. Abbiamo già escluso il caso che possa essere D. Quindi dobbiamo applicare minref a questo e a quello, perché abbiamo già escluso. Se scelgono lo stesso, uno dice come fa, dato lo stesso insieme, a sceglierlo diverso? Può sceglierlo. Min, per esempio, scusate, Python, per esempio, anche se ha la stessa stringa di riferimenti, in due punti diversi della esecuzione dell'algoritmo, può scegliere pagine diverse. Se voi prendete LFU, LRU, tutti quelli che hanno un ordine totale, se è stato applicato fino a questo punto e non è questo, qui sceglieranno lo stesso, perché fanno riferimento a quali, prendete ABCD e ABC, D abbiamo detto non è quella estremata, quindi consideriamo solo ABC. Data la stringa dei riferimenti, guardando la stringa fra A, B e C, voi potete già dire, se avete A, B e C, qual è quella che verrà sostituita, perché andate a vedere o nel passato o nel futuro quella che compare più lontano, più frequentemente, più qualcosa. Anche con minref e maxref potete farlo, perché andate a vedere, contate i riferimenti prima, se sono quel fra B e C, scegliete quella che è una dei riferimenti minimo o quella dei riferimenti massimo. Ok? Ma questa scelta è univoca a patto che se hanno riferimenti uguali, questo non scelga per B e quell'altro non scelga per C. Ok? Quindi occorre, oltre a minref, maxref, che in caso di collisione abbiano una metodologia stack. Allora, se scelgono lo stesso, con minref, allora, se l'algoritmo usato in caso di collisione è a stack, allora P' uguale minref in Y è uguale a P. Notate, abbiamo già separato e trattato a caso i casi in cui l'estremante fosse D, quindi quello l'abbiamo già tolto. Ok, a questo punto, se sono uguali, vengono tolti gli elementi da tutte e due, l'elemento Q viene tolto da tutte e due, chi è la parte che riferiamo? Q viene tolto da tutte e due e sostituito con P, e quindi ritroviamo che è un sottoinsieme ancora una volta. Ok? Andiamo verso l'esercizio 2. Verso l'esercizio 2.
fa questa bella cosa? Il comando è un capo perso, è un falsetto vuoto sulla chiavetta. Il mappo ve lo fa vedere come tutto ciò che sta sotto alla mappa è nella chiavetta. A questo punto il fatto di creare una directory map here vuol dire che è una directory. Ecco ciao, mount ciao, vuol dire in ciao metto un file con contenuto ciao. Poi io a seconda delle file move mnt ciao mnt dir e nell'altro la link mnt ciao mnt link. Vabbè. Quindi in un caso, in tutte le case veniva creato qua un altro nome di file ciao. Quelli che avevano X2 veniva linkato, quelli che avevano fatto veniva spostato. Ok? Poi c'era il comando tranello, ln-s, varmente ciao, varatem ciao, crea un symbolic link in temp, e quindi che non fa niente dentro la chiavetta, perché è esterno. Quindi per temp tiene più ciao, punta a punta qui, tra l'altro nel caso qua punta a niente, però funziona, viene creato, ma viene creato fuori dalla chiavetta. Ok, quindi cosa succede dentro la chiavetta? Non so se qualcuno di voi ha frainteso e ha fatto anche parte delle strutture dati del file system principale. Benissimo, non ha fatto nulla di male. L'importante è che però ne abbia fatti due, perché sono staccati, separati. Quello sulla chiavetta ha la sua ordinanza e la sua struttura. Quello fuori è un'altra cosa. Quindi andiamo a vedere ciò che c'è sulla chiavetta. A mount poi lo separa. Prendiamo un X2. Ai node poniamo che la radice sia 0 e poi mettiamo eta. Ai node 0 type in lunghezza, non lo so, numero type len link, se volete metteteci owner bla bla block, in fondo ci sono quelli resti che non useremo, block di 0 che sia 0 eta 0 contiene punto 0 punto punto 0 e da non scordarsi lost form, perché X2 ce l'ha, 1 directory 1 detta 1 punto 1 punto punto 0. Ok? Quindi a questo punto abbiamo il file system vuoto con la radice e lo spostato. Dobbiamo creare una directory mnt. Bene, scusate, una directory dir. Dir 2, 2 di 2, non ho messo il symbolic link, dopo lo rimettiamo, il link non symbolic, il numero di link. 2, punto, 2, punto, punto, 0. Sì? Perché lo sta anche... Lost
posso farlo che automaticamente, sempre quando mi ha fatto un file system X2, se fate un MK first, lo posso farlo. Cioè. MNT, cioè l'importante del nome di è nel file system padre, ma non compare nella chiavetta. È il punto di contatto. Allora, abbiamo creato la directory peer. Allora, poi facciamo ciao, che è nella radice, quindi qui mettiamo ciao 3 tipo F, blocchi dati 3 il contenuto è ciao. Allora cominciamo, dopo mettiamo a posto qui il link, per ora è 1 e qui la lunghezza sono 3 a calcolarla perché è 4. A questo punto c'è il link, la link fra ciao e mntdir, quindi è una directory, quindi creato il link come file. Quando fate copy link, se fate copy anche nel file link, se fate cp move rename ln file directory, viene creato come file interno della directory. Quindi ciao diventa anche un file di dir è questo, quindi si chiama sempre ciao ed è 3 e cambia il numero di link al 2. Contiamo gli altri link, 0 ne ha 4, 1 ne ha 2, dir ne ha 2. Ok? Quindi questa era la situazione definitiva all'interno della chiavetta. Il fatto che abbiate fatto un secondo click mi ha fatto e butta. Fatto, se volete, altre cose che potevate mettere era la gli ai nodi occupati e le e i blocchi occupati, la Big Mac poteva diventare CF e l'ultimo 0, sia per solo l'ultimo nibble a 0, perché abbiamo usato 4 inode e 4 dati. Andiamo a vedere fat. Fat inizialmente ha tutta la lista degli elementi liberi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo è l'elemento 0 di fat, ok? Quindi è vuoto, viene creata però la directory radice, blocco dati, praticamente vuota. Quando andiamo a creare dir, qui metterà dir directory, comincia dal blocco dati 1 e finisce al blocco e finisce al blocco dati 1, e qui in realtà la parte comincia dal blocco dati 1 perché uso da 0 per dire fine, però lo stesso se volete rinumerarvi. A questo punto, quando andiamo a creare ciao viene creato qua come file, e ho chiuso il blocco, questo blocco dati, e lì ci metto il contenuto. Qui ovviamente ci sarebbe anche la lunghezza dei vari campi, che sarebbe qua. Quando andiamo a fare il move, quindi lo spostiamo, semplicemente questo viene cancellato da qui e messo qua.
perché così avete primo elemento non ha altri blocchi, è la directory a 10 e 10 ha come contenuto solo una directory che ha come unico blocco dati blocco 1, blocco dati 1 che non ha blocchi successivi, che è una directory e ha come unico file un file che si chiama ciao, che ha come unico blocco dati blocco 2, blocco dati 2 che non ha blocchi successivi, che ha contenuto ciao. Questa queste sono le directory. Alla fine il puntatore ha i blocchi liberi è 3 e da lì in poi c'è tutta la path. 3 è il primo blocco libero che punta 4, punta 5 e il resto è stato utilizzato. Ok? Se volevate fare anche per il sistema esterno, intanto sapevate che era, non era sicuramente un file system tipo FAT esterno, perché ha messo un symbolic link che l'ha fatto non l'avrebbe consentito. Le domande ovviamente sono, prego. Il file system esterno, quando noi creiamo un symbolic link, quando viene fatto la mount, quindi quel symbolic link non punta più a... Diventa dangling, diventa... Voi potete creare un symbolic link, poi smontare il volume, montare in un altro che blocca l'altro, un file nella stessa posizione, punteranno il file. Perché semplicemente quando voi chiedete un'informazione e la persona dice è là, è un puntatore. Se nel frattempo distribuiscono il palazzo, oppure la persona si è spostata, sarà l'uomo. Oppure come compare il simbolismo, cioè per esempio se facessimo un'istruzione con cosa. Allora, andiamo a vedere come è fatto, non è questo file system, il file system su cui è stato montato, il file system la dice, e se poi ti compare come inode. Sarebbe di tipo L, lunghezza barra MNT barra CIAO, quindi nome, numero di link ADO per il symbolic link 1, blocco dati 42. Andiamo nei dati 42, trovate barra MNT barra ciao. È proprio come se fosse, non ve lo lascio fare, se lo dite a basso livello e aprite, andate direttamente sulla struttura del file system. Se voi prendete un file ASCII che contiene un path, prendete l'inode, gli cambiate tipo, lo fate diventare L, punta file. Ok? Mi sembra che in realtà X2 ha un'ottimizzazione che i symbolic link molto corti li memorizza nell'inode dove starebbero i puntatori e i blocchi dati, per far prima. Ok? Va bene, sono le 9:30. Andiamo, incominciamo a vedere casi di studio. Allora,
andiamo a vedere i sistemi operativi a Windows. Nascono in casa Microsoft, nascono per riconquistare il mercato che stava soffrendo. Perché? Perché inizialmente i personal computer erano veramente personal, in particolare erano strumenti dove l'utente era per uscire il programmatore che si divertiva a capire come funzionasse lo strumento. E questa è stata la chiave di successo perché di una classe di computer che ormai vedrete nei libri di storia, tipo Apple II, Commodore 64, Acorn o cose di questo tipo. Qualcuno di voi è Commodore 64? No, siete troppo giovani. Lei è un Commodore 64. E quella classe di strumenti aveva un'interfaccia testuale e erano consentivano di fare veramente piccole cose. I processori utilizzati avevano scarsa potenza, però hanno provato l'efficacia del modello di personal computer, cioè che era falso quello che diceva, l'avete visto, giusto un po' di tempo fa, il fondatore di Vizia, non si vede perché qualcuno non dovrebbe mai vedere il computer nella sua. È stato dimostrato, infatti, che era falso. Però, quelli di Apple sono stati sempre un passo avanti, sia con l'idea stessa di personal computer. IBM ha dovuto rincorrere il mercato, c'è riuscita tramite due strategie differenti. La prima è spendere un nome che aveva un certo peso, un certo fascino, se volete, tanto che entrava anche nei film famoso, sapete, anche l'aspetto culturale delle cose. Il fatto che nel 2001 Odissea nello spazio avesse il computer che si chiamava HAL, che è cioè, una lettera ogni ognuno delle lettere che compongono l'acronimo diventa HIABLM, aggiungete un'altra lettera successiva, HAL è il modo di dire IBM. Dicevo, il fatto che avesse questo nome è portato nonostante che fossero veramente più brutti. Non so se avete visto il primo terzo computer IBM, sembravano e avevano lo stesso aspetto della sella surgelata di un frigorifero, un bel parallelo epiteto, se lo aspettavo solo che avesse lo sportello. Al contrario, se avete visto l'Apple 1 e l'Apple 2, avevano già un'idea anche di rendere l'estetica del computer. Ma IBM, mi dicevo, con il mercato, IBM ha bisogno di un sistema operativo. Trova una ditta sul mercato che a sua volta compra un sistema operativo, il QDOS, ve l'ho detto mille volte, e lo mette sul mercato. Ma non siamo ancora qua MS-DOS, che è stato poi rinominato, era concorrente dei sistemi operativi per attestuali per personal computer di allora, tipo non so CSD, ma il CSD era molto bello, tipo CPM, cioè Apple fa un passo avanti
c'erano le workstation grafiche che costavano circa, le faceva la Chronic allora, e passate su varie ricerche, tra cui quella della Xerox Park, dell'interfaccia grafica col mouse. E Apple incomincia a studiare macchine e sistemi operativi pensati per un'interazione grafica. Il primo si chiama Lisa e poi mette Macintosh. Tra l'altro il Macintosh, tanto per dire quanto è una fesseria. Allora, la certezza che ho a mente è che la struttura del Macintosh originale, quella del era aveva lo schermo inserito, quella che si vede nella 2000, Ritorno al Futuro, in una vetrina si vede un Macintosh, hanno dato il disegno dell'estetica a uno stilista italiano, che era Ritugiaro, che ha fatto la... Quindi sono certo lo stilista italiano prendete con il beneficio di inventare, si tratta di Tusaro, l'estetica. L'estetica esterna e l'estetica interna, cioè l'estetica di avere tutti i programmi che hanno la stessa interfaccia, tutti i programmi che hanno il medesimo duplicato. Ancora una volta il defiance devono ricorrere e devono mettere una apparenza a finestre al sistema operativo che avevano allora. Allora fanno le varie versioni di Windows e basta, 1, 2, 3 versa Windows for Work, ma non era altro che una, come dire, una scenografia davanti allo stesso sistema operativo che c'era prima. Invece con NT, la nuova tecnologia, si vuole cambiare il motore, perché si è accorti che non potevano continuare per quella strada. Tra l'altro lo fanno per riuscire a catalizzare il mercato, tentando di renderlo più compatibile che si può a senso unico, cioè facendo in modo che se gli utenti hanno delle applicazioni che funzionano su altri sistemi operativi lo possono portare verso NT, ma una volta su NT non riescono a riportarlo altrove, chissà com'è. Allora, inizialmente infatti Windows NT viene studiato per funzionare su tanti processori diversi, su Intel 386, perché ha bisogno della modalità protetta, RISC 4000, Mixer 4000, Backup, PowerPC. Poi una volta che hanno ottenuto di essersi fatto mercato, hanno man mano tolto il supporto per processori, tanto che oggi mi risulta che funzioni per ora solo su Intel 64. Stanno mettendo ARM, perché anche quelli corrono dietro un mercato più chiuso, però adesso hanno un approccio al mercato diverso. Hanno la dimensione per poterlo convenzionare, quindi i netbook, i smartbook non li fanno uscire fino a quando non ci sarà un sistema, un Windows 7 che funziona per smartbook. Nel frattempo c'è Android, ma obbligano a confinare questi sistemi nell'ambito della telefonia, non come personal. Come digitare indietro con MS-DOS, con Windows 9, con OS2 non c'è scritto, con anche POSIX,
mettono in supporto per multiprocessore, finalmente mettono in supporto di sicurezza, e Windows prima di AMD non avevano protezione di memoria, quindi ogni programma di esecuzione poteva accedere alla memoria di tutti gli altri processi in esecuzione, e tra l'altro poteva accedere liberamente a tutto l'hardware disponibile. Nasce da Microsoft e IBM collaborano, avevano incominciato a collaborare sulla MS-DOS, collaborano per sviluppare un sistema operativo chiamato OS2. Windows NT parte da questa esperienza. Nel 1978 viene iniziato questo progetto per unire sia l'interfaccia di programmazione POSIX sia OS2, e poi viene aggiunta anche quella specifica che verrà chiamata Win32. La prima versione di MT, la primissima, si chiamerà 3.1. Non esiste Windows NT 2, Windows NT 1. Perché? Perché nel Windows derivato da Microsoft era arrivata la versione 3.1. andare sul mercato e dire: vediamo un nuovo sistema operativo che è un Windows NT1, pensavano avrebbe avuto sul pubblico l'idea di un ritorno al passato, di una cosa vecchia. Allora hanno deciso che la prima versione si chiamasse 3.1. La numerazione continua, cioè per un po' l'hanno abbandonata, però continua. Cioè Windows ha avuto il 3.1, ha avuto il 4, poi il 5 si chiamava 2000, poi non mi ricordo, 5.5 c'è stato il fra Vista e sì, penso 6 o 6 e qualcosa, e ora siamo arrivati a 7 e continua la numerazione. NT4, tra l'altro, per farlo apparire esteriormente la stessa cosa, fanno in modo che le icone dei sistemi, chiamiamoli hobbistici, e quella dei sistemi professionali siano fatte nella stessa maniera. Dietro c'è tutt'altro. Quando vedete Windows 3.1 o Windows, quello non è, e Windows 3.1, dal punto di vista dell'interfaccia utente appaiono molto simili. Andate a vedere Windows 4 e Windows 95 e 98, sono molto simili tra loro. Andate a vedere, poi ci saranno quelli che assomigliano a come si chiamava? Windows Millennium Edition. Poi la classe dei Windows non protetti è andata a scomparire. Qual è stato? Sapete qual è stato il vincolo più forte? Che cosa limitava dal passare subito completamente e dire eliminiamo quegli altri Windows, facciamo solo questa linea di prodotto? C'erano due motivi. Uno è ovviamente voler lucrare più che si può, quindi c'era quello non protetto che costava X, e NT inizialmente aveva dei costi di licenza notevolissimi. L'altro motivo si chiama videogiochi, perché il fatto che nei sistemi non protetti si potesse accedere direttamente all'hardware, ogni programma potesse accedere direttamente all'hardware, faceva in modo che anche con un hardware non
particolarmente efficiente, si potesse far dare il massimo da avanti. Mettere degli schemi, delle protezioni, il fatto che per accedere a una funzionalità occorra passare per una system call, bene o male, era lenta. E quindi la parte, diciamo, ludica ha molti non volevano in ambito personale passare a sistemi con maggiori protezioni, perché poi non riuscivano il videogioco. Uh, 2005, poi esce nel 2001 XP. Aumentano, aggiungono supporti. Vi ricordo che Windows NX4, Windows 95, 98 non aveva neanche supporto USB, quindi mi ricordo che se uno voleva se prendeva un disco esterno USB, danno il dischetto per il driver per il disco esterno USB, perché il sistema operativo da solo non è in grado di riconoscere un disco esterno USB. Quindi oggi, se mi metto un Windows 95 98, se ne trovate ancora uno in giro e mettete la chiavetta, probabilmente non me la riconosce. FireWire, IRT, sistemi di controllo. Active Directory Service, cioè... Sì. Volevo chiedere una cosa riguardo l'IT, perché mi pare, cioè, mi ricordo di aver letto che, se non sbaglio, era abbastanza strutturato come microkernel. Sì, sì, dopo lo vediamo. Active Directory è il nome che dà Microsoft alla loro implementazione X500, che è uno standard, e noto anche sotto il nome di LDAP, cioè i directory service servono per mantenere dei database a basso indice di aggiornamento, come di solito si usa per i database degli utenti, i database di permessi, i database. Questi database sono database che devono rispondere molto rapidamente alla query di lettura, ma su quale query di scrittura e modifica sono rare, e quindi possono avere delle gestioni di delega, di proxy, perché l'informazione che se non è completamente aggiornata è ancora un alto valore, ancora valida. Mette l'internazionalizzazione, cioè l'I18N, che è il supporto perché i programmi possano avere versioni diciamo per lingue diverse, la forma del lingua un'unica eseguibile. Nel 2001 esce Windows XP con una interfaccia grafica, poi esce Windows Vista, la S è attaccata a Windows, e poi esce Windows 7 che a detta dello stesso Ballmer è finalmente un sistema operativo che funziona. Ciò significa che ha affermato che Vista, il precedente commentato ampiamente da tanti, non aveva solo i difetti visti dall'utente, ma se ne erano accorti anche loro. Okay. Ecco, importante, una caratteristica fondamentale è quello di avere i sottosistemi di ambiente, environment, quindi environmental subsystem. Cioè non ha un API, ha tante API, e questo è servito appunto a creare quella compatibilità a senso unico, cioè se uno aveva un programma che funzionava su Windows 16, cioè su Windows 95, 98, MS,
poteva funzionare come cosa perché? Perché c'era una sorta di virtualizzazione per quella parte. Se avevate bisogno di un esempio dove c'era Windows 16, penso ci sia ancora, o S2 c'era la virtualizzazione con la S2, c'è anche la virtualizzazione POSIX. Quindi sorgenti, non è POSIX, possono essere compilati per Windows. Attenzione, POSIX prevede l'SCCode, quindi l'SCCode è anche studiato per Unix, se siete nel sottosistema POSIX possono funzionare, però ad esempio quello scan non prevede l'interfaccia grafica, perché nell'SCCode non Unix non è presente l'interfacciamento grafico, quindi risulta si possa portare dei server, è difficile portare dei client che hanno l'interfaccia grafica nel sottosistema. È scritto in C e in C++, tende, per dirvi la mia opinione su Windows, su questi Windows professionali, partono da principi di progettazione sacrosanti e quindi nel disegno originario sono ben strutturati, solo poi all'atto pratico spesso viene meno al disegno originario per motivi di mercato, prestazioni. Quindi per esempio HAL dal punto di vista concettuale è un'idea pura, cioè quello di dire standardizziamo l'hardware, invece di avere tanti hardware differenti noi mettiamo uno strato che fa un modello dei dischi, poi ci sarà HAL che si preoccupa di dire come questo modello vada implementato, abbiamo un disco SCSI, un disco IDE, una chiavetta, ok? Ma dal punto di vista del suo livello HAL, il sistema operativo diventa tutti nello stesso modo. E così per tutto il resto. Vedete, è il livello di astrazione dell'arte. No. Sì. Le ALT quindi funzionano come dei driver? Più che come dei driver, cioè il driver, sì. Il driver è dentro, praticamente astraggono il driver funziona molto sopra l'ALT. Quindi possiamo unificare il driver perché l'ALT si preoccupa di unificare modelli diversi dello stesso hardware, mentre invece Unix per esempio ha driver specifici, però anche lì hanno aggiunto per alcune cose il concetto di HAL. Compatibilità abbiamo visto, per avere compatibilità fanno delle emulazioni software, per esempio prendiamo il sottosistema Win16, quello per far funzionare il programma tra MS-DOS e Windows non professionale. Questi programmi avevano l'abitudine di comunicare tra loro semplicemente scambiandosi delle direzioni in memoria, perché erano forti tranquilli se uno potesse guardare la memoria dell'altro, oppure perché lo servizio del sistema era un problema della schiena trasformata, chiamavano le utente al BIOS, quindi chiamavano direttamente le utente presenti nella routine. Per
farlo funzionare in questo ambiente, cosa è stato fatto? È stata creata una memoria condizionata a tutte le applicazioni OneSedge. Quindi le applicazioni OneSedge si comunicano scambiando delle indirizze, sono ancora valide tra le applicazioni OneSedge. E nel momento in cui viene richiesta una funzionalità del BIOS, quella funzionalità del BIOS viene emulata, cioè chiede il BIOS, avviene una traccia, la viene catturata e il sovrasistema, come se fosse uno stato di virtualizzazione, fornisce le funzionalità equivalenti. Non tutto però, perché accessi diretti all'hardware non glieli consente. Vengono gestiti diversi tipi di file system, ormai sono rimasti FAT, NT e ISO, e ovviamente si chiama HFS, quello dei DVD. Finalmente ci sono protezioni alla memoria file system, finalmente ci sono meccanismi di recovery. Inizialmente FAT era per sempre, cioè il testetto fa le cose sufficienti perché le rovini non fa manchi. Questa era l'idea di NT viene classificato C2 salvo che non acceda alla rete, come vi dicevo la volta scorsa. È multiprocessore, però pensa a multiprocessore come l'hardware multiprocessore, è molto meno scalabile che dei sistemi Unix. Unix aveva invece funzionare lo stesso termine dal sistema embedded ai mainframe. Questo funziona su personal computer di varie ampiezze. È vero che esistono varie versioni che sembrano versioni, ma sono cose diverse. Quindi quando sentite parlare di Windows CE, Windows CE in italiano, non ha niente a che vedere con gli altri Windows. Hanno questo brand Windows, ma è un sorgente completamente staccato dagli altri. C'è stato un periodo in cui si diceva che Microsoft faceva sistemi solidi solo perché aveva contemporaneamente presente sul mercato Windows CE, Windows ME e Windows NT, no? Quindi faceva sistemi solidi in quel senso. Ok, ci sono meccanismi di interpretazione communication e hanno scheduler a priorità. Cucù. Ok. Le system call, questo è importantissimo, le system call di Windows non sono pubblicate. Al programmatore viene dato l'interfacciamento a livello di sottosistema d'ambiente, quindi voi programmate usando l'API di Windows 2, che non sono le system call di Windows. È un system call sotto a livello più basso e sono una un trade secret, questo dal punto di vista della correttezza commerciale può portare dei dubbi, perché avendo questo livello di indirizzazione è possibile prevedere nel sistema system call che abbiano performance diverse, le une da fare usare quelle meno efficienti e concorrenti,
le altre da tenere per sé, in modo che da poter condizionare anche i livelli più alti applicativi. Per esempio, se io che faccio il sistema operativo, faccio anche un foglio elettronico, guarda caso, e il foglio elettronico è in grado di accedere alle system call, accedere agli input output in maniera più efficiente rispetto a quello che può conoscere il mio componente, che anche lui fa un foglio elettronico per il mio stesso sistema operativo, è ovvio che riesco a battere un superiore. Ma non perché io sia più bravo di lui, ok, mi accorgo di essere migliore, è che io uso il trucco che mi sono lasciato per poter vincere la concorrenza. L'API Win32 contiene migliaia di funzioni. L'interfacciamento al sottosistema Win32 anche quello diminuisce le prestazioni, visto che non possiamo usare il system call e quindi usiamo il Win32. Sicuramente c'è un livello in direzione superiore. Questo che non si legge, o almeno si legge male, è lo schema. Allora, vediamo lì. Vediamo se abbiamo la tecnologia che ci aiuta. Qui abbiamo delle applicazioni. Questo è un processo utente, questo è un processo S2, questo è un Win16, questo è un Win32. MS-DOS e POSIX. Quasi tutti i sottosistemi sono sottosistemi del Win32, quindi se avete un'applicazione S2 avete un strato di software che porta le chiamate OS2 in quelle di Win32 e quindi lo commento dato Win16, c'è il sottosistema d'ambiente Win16, anche quello. Win32 non avete bisogno di altri sottosistemi perché è quello default. Se avete l'applicazione MS-DOS, cioè una virtual machine MS-DOS, specialmente questo quando avete dei sistemi, quando avevate dei sistemi non interno, funzionava NT anche su Alpha, gli applicativi MS-DOS sono pensati per Intel e quindi c'è praticamente un emulatore Intel per far funzionare gli applicativi MS-DOS. POSIX invece è l'unico che per alcune funzionalità accede anche a livello di system core, almeno questo è quello che ci hanno raccontato. Questo riga qua tratteggiata la differenza fra la linea di demarcazione fra user mode e kernel mode. Win32 va in user mode. Esistono tanti manager e in questo è l'idea di microkernel di Windows. Avete il kernel con tanti manager, object manager, reference manager e gli altri, dopo li vediamo, virtual memory, queste sono le default procedure call, però anche qui, come vi dicevo, c'è il disegno concettualmente ben strutturato e poi l'eccezione al disegno, perché se no non funziona. Tutta la parte della grafica rifugge la logica di microkernel, perché se no non era sufficientemente veloce per dare un'interazione grafica. Allora,
andiamo a vedere i vari strati. Questo è l'Hardware Structure Layer, che nello schema era in basso, era l'ultimo strato, era in basso. Vedete, gestione dell'Intel, gestione del timer, gestione del DMA, gestione degli spin lock, comunicazione con il BIOS, li uniforma in modo che dopo a livelli più alti abbiano la stessa interfaccia. Tutto il sottosistema grafico vive in kernel mode. È più microkernel Linux, dove X Windows è stato tranquillamente fuori come un'applicazione utente. Quindi bisogna stare attenti a fare i proclami e poi cosa è in mente. È vero che ha dei driver interno interno, anche Linux, ma mentre qua tutta la grafica è dentro kernel, in Unix non è un driver interno, è addirittura un'applicazione utente, a prima più alta un'applicazione utente. Cosa fa il kernel? Fa scheduling di thread, gestione interrupt e meccanismi di sincronizzazione, quello che deve fare un kernel. Il kernel è platform dependent, quindi vuol dire che la HAL, bel concetto teorico, non è stata applicata globalmente, ma la HAL è un bel concetto applicato in eccezioni, tant'è vero che il kernel è ancora platform dependent. Ha due tipi principali di oggetti, è orientato agli oggetti, tutto viene considerato oggetto: oggetti di controlli e oggetti di dispatcher. Gli oggetti di controllo hanno informazioni per il controllo, quindi oggetto interrupt, che è quello che è dato, associo a ogni sorgente di interrupt il relativo handler. L'oggetto processo, che è il gestore del process control block. Ci sono le system call, le procedure call asincrono o differite, sono la stessa cosa, cambia solo modalità user, modalità kernel. Comunque, l'idea qual è? Quella di chiamare una funzione che verrà eseguita quando c'è tempo. Praticamente funziona come generarsi un interrupt oppure in un applicativo, mandarsi un segnale mentre i segnali sono disabilitati. Il risultato è che uno continua a fare quello che sta facendo, non appena libera, smaschera i segnali, gli arriva il segnale e fa il ritardo quello che doveva fare. Serve per esempio per fare, dovete fare delle operazioni di garbage collection. È inutile fare la garbage collection mentre siete oberati di lavoro che dovete dare risposte in tempi molto rapidi. È bene dire, e poi mi dovete provare a fare questo, che fa la chiamata, ma la chiamata viene differita al momento in cui è possibile farlo. Profile object sono gli oggetti che misurano le risorse, quindi tempo, spazio occupato e così via. Dispatcher sono quelli per la sincronizzazione. Eventi, viene detto, viene creato un gestore per un evento e quindi quando avviene l'evento viene trovato il gestore. Mutex e mutanti, sarò per mutua esclusione, uno è in kernel mode, l'altro no, e per i mutex in kernel mode c'è il controllo di deadlock. Semafori, thread, timer.
Per il thread, spero che sia lucido successivo, ecco, se sono... Vuol dire che controlla se ci sono cicli di attesa di mutex. Con politiche, non so, di avoidance? Non lo so. Ora vedo se trovo un'informazione pubblica che lo dica. Il problema è anche per accedere all'informazione. Ci sono quattro modalità di scheduling: job, processi, thread e fibre. Allora, noi abbiamo studiato processi e thread. Processi, quando siamo in un sistema multithread, i processi sono i titolari delle risorse, thread sono i percorsi esecutivi. Qui abbiamo un livello in più verso l'alto e un livello verso il basso. Job è un insieme, è gerarchico. Job è un insieme di processi, un processo è uno a molti sui thread e thread uno a molti sulle fibre. Il job è un insieme di processi che condividono delle risorse, nel senso che condividono per esempio limiti di accesso alle risorse. Quindi voi assegnate a un job determinate prerogative, massima quantità di memoria, e quindi dopo ci saranno vari processi, ognuno con la propria memoria, però la somma della memoria usata da questi processi non può superare quella del job. Quindi il job è anche un sistema di controllo, di limitazione per i seri processi. All'interno del job abbiamo vari processi, e sono quelli classici che abbiamo visto. La differenza tra thread e fibra è quello che abbiamo studiato, come thread schedulati a luglio o thread schedulati di user mode. Le fibre sono quelle di user mode, e chi fornisce le fibre? Win32, quindi quando voi lavorate sopra l'API di Win32 chiedete thread o chiedete fibra. Se vedete una fibra, vi ritrovate in un sistema multi-thread, cioè avete più thread, ma questo thread ve li schedula Win32 che non ne sa niente. Se invece chiedete thread, chiedete una struttura schedulata dal kernel. Quindi questi sono i quattro livelli. Quindi i processi hanno lo spazio di indirizzamento. Questo ovviamente sono i numeri che valgono per i 32 bit, adesso abbiamo i 64. Alle risorse c'è il concetto di access token, un po' come se fosse una capability per accedere alle risorse. All'interno ci sono i thread. Lo scheduler associa lo stato di esecuzione ai thread, e lo scheduler quindi sceglie il thread. Qui ci sono user thread e kernel thread, nel senso non ci sono, anche all'interno del kernel ci sono thread, i vari server, li chiameremo daemon a livello con la terminologia di Unix. All'interno del kernel rispondono alle richieste dell'utente, sono thread, ma sono thread a kernel. Da non confondersi con le fibre, che sono lightweight, e le fibre vengono gestite dal sottosistema Win32. Ci sono un sacco di chiamate diverse, vedete che avete create process, create thread, create file, a seconda di che cosa vi serve.
exit-process, exit-thread, exit-fiber. Potete settare la priorità, creare semafori, mutex. Questi sono gli stati di un processo in Windows. Vi ricordate che avevamo i tre stati ready, blocked e running? Qui hanno fatto una categorizzazione più ampia. Ready, running, poi c'è quello standby. E cos'è quello standby? È una sorta di precalcolo dello scheduler. Cioè, se capita di avere tempo, ci si calcola qual è il prossimo e lo si indica già, in modo che quando cambia il genere cellulare si trova già qual è il prossimo. Waiting, quelli che aspettano pending IO. Transition è quello che noi chiamiamo scheduler esterno, scheduler di lungo termine, no? Sono processi che sono già stati attivati, ma mancano delle risorse per farli partire, e quindi non sono mai diventati né ready né run, perché sono attivi ma latenti, attendendo qualche risorsa, perché sennò non riescono a funzionare. Ogni processo è una classe di priorità, ogni strada è una priorità, e invece di mettere dei numeri, come sarebbe stato comodo per tutti, hanno dei nomi: real time, high, above normal, normal, below normal e idle. E anche lì time critical, highest, above normal, normal, below normal, slowest e idle. La cosa bella è che se guardate quelle sono 2, 4, 6, 1, 7, 2, 4, 6, 8, no, sono 6 e 7, quindi la moltiplicazione di questi due, che è la, perché ogni processo ha la sua priorità, il thread appartiene al processo e quindi ha la sua priorità, e quindi le possibili combinazioni che possiamo fare sono i tipi di priorità che ha assegnato il processo e il tipo di priorità che ha assegnato il thread. Ne sono 42. Dovevo metterlo in una bitmap, e quindi ne avevo bisogno di mettere 32. C'è una tabella che fa il match di 42 in 32. Quindi voi date queste cose, ma in realtà poi ve le riporta un numero. Non era più comodo usare un numero? Va bene. I livelli di priorità sono 0,5 per il thread dell'utente, 16,31 per il thread del sistema. Non sono sistemi operativi real time. E non c'è modo di farli diventare. Quindi è vero che potete fare soft real time per vedere il filmatino, ma chiunque pensi di mettere un sistema di questa natura a controllare sistemi veramente critici, dalle centrali nucleari ai sistemi di terapia intensiva, è fatto. Punto. Perché non è realtà e non c'è possibilità di avere determinismo nei tempi di risposta. Tra l'altro, in un sistema a real time, non si può certificare per tentativi. Ma non è che si prova un sistema real time a funzionare l'aereo per 100 volte nella simulazione, volava bene, e quindi se 100 volte ha funzionato vuol dire che va bene. Non si può fare in questo modo. E quindi per poter verificare un singolo passo, ovviamente bisogna poter conoscere un singolo passo, se no non potete certificare quello che fa.
Ogni thread ha due priorità, la priorità di base è quella dinamica che ha dei trucchi per cambiare la priorità a seconda di quello che succede. Lo scheduler è preemptive e time sharing, ha 32 code dei processi ready e tutte le volte viene selezionato quella priorità più alta. Però se un processo termina il proprio time slice, la priorità viene abbassata di 1 fino alla base priority. Quindi se uno ha base priority 3 e la priorità dinamica 5, ha calcolato finito il time slice 4, viene degradato, retrocesso. Mentre invece se viene risvegliato da un interrupt, quindi se quindi ha chiesto input up, sta per ripartire a seguito di input up, la sua priorità viene aumentata a seconda di quale unità lo ha risvegliato. Quindi vedete che c'è dietro questa scelta, c'è una politica. Tastiera mouse vale molto di più del disco, cioè significa queste sono macchine per l'interazione. L'utente ha la priorità sull'elaborazione, quindi se mi fa un piccolo mouse, quello lo metto a più alta priorità che il resto. Lo sound card, quindi serve per lo scopo è per sentire musica piuttosto che per database, lo dice anche la scelta dei livelli di priorità. Ok, esistono tanti hack, almeno dicono che esistono tanti hack per evitare starvation. Niente, direi che ci fermiamo qua. Vediamo tutte le fotografie, le fotografie, i nostri bellissimi lavorati da correggere. Ci rivediamo giovedì dopo Pasqua, perché il calendario accademico prevede che da questo giovedì sia festa, cioè voi avete lezione non con me ma ancora domani dal calendario accademico. E poi, se ricordo bene, il calendario accademico prevede che terminino mercoledì dopo Pasqua le vacanze. Sicuramente giovedì c'è lezione e giovedì ci siamo. Nell'ultima fase parleremo di venerdì, forse anche riguardo altro periodo, del progetto che vedo durante le vacanze, di far uscire col baritono di specifiche, dischi specifiche. Ricordo, ma il grosso del progetto sarà come amicai, quindi potete già incominciare a guardare, studiare, sperimentare amicaia. E poi cosa faremo? A parte approfondimenti a vostra richiesta, faremo i nuovi esercizi di concorrenza per in vista dell'esame del 13 e ancora esercizi di parte generale in vista dell'esame del 20 maggio. Questo è credo. Faremo anche esercizi in vista dell'esame della prova. Anzi, vorrei che fosse voi, ma niente, come sentite, naturalmente necessitato. Come vi ho detto dalla prima lezione, spero che ora posso dirlo, perché già ho messo le crocette, se avete detto che sono bravo, non bravo, la valutazione è già stata fatta, spero di aver mantenuto l'impegno di dire vi do quello che chiedete, quello che serve. Quindi se dite vogliamo più esercizi di prova pratica, perché se almeno chiaro come fare la prova pratica, facciamo credere. Poi non è il problema se serve una lezione in più, mi chiedo anche la lezione in più. L'importante è che passiate l'esame non per me, ma per voi. Ok? Va bene, ancora di buona pausa a tutti.
Ma lo spero non rispetto agli algoritmi. Se uno dice sente il telegiornale, vedo quello che succede in politica, mi puzza una scolata, lo so.